eccola qua. Ora parliamo delle riflessioni che il fallimento dei moti del 20 e del 30 portarono molti intellettuali italiani su nuove, a battere, a pensare di battere nuove strade. Si gettano qui i semi di quelle culture politiche che poi, diciamo, nutriranno l'effettivo risorgimento italiano degli anni successivi. Negli anni 40, dopo il fallimento appunto dei moti degli anni 20 e degli anni 30, che cosa si comincia a pensare? Si comincia a pensare che evidentemente la strada della cospirazione ad opera della società segreta non è una strada che si può battere. Chi cominciò a pensare questo fu innanzitutto Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era nato ai primi dell'Ottocento, aveva una visione romantica, aveva aderito alla carboneria, aveva partecipato ai moti degli anni 20 e 30, ma non, degli anni 20, ma non aveva avuto, aveva assistito al loro fallimento. A questo punto uscito, è andato in volontario esilio, prima a Marsiglia, poi a Ginevra, infine in Inghilterra. Cosa comincia a meditare Mazzini? Comincia a meditare su quanto segue. Si doveva organizzare un nuovo tipo di associazione rivoluzionaria che avesse obiettivi molto più chiari, molto più definiti e fosse capace di una propaganda molto più capillare, coinvolgente il più possibile le masse popolari. L'idea della cosiddetta Giovine Italia, che è sia un'organizzazione sia una rivista, no? In cui vengono pubblicizzate questi ideali, questi valori. L'obiettivo di Mazzini è molto semplice, è quello della unità d'Italia. Ecco, finalmente abbiamo uno che capisce che ci vuole l'unità del paese. E abbiamo qui il punto, diciamo, l'origine, diciamo, dal punto di vista proprio culturale, chiara ed esplicita del risorgimento, cioè l'idea che bisogna rendere l'Italia indipendente dagli stranieri, primo passaggio, libera quindi da loro, libera nelle istituzioni democratiche e liberali, unita, quindi unita, non più divisa in tanti stati, e repubblicana, democratica. Quindi Mazzini ha questo ideale, l'indipendenza dallo straniero, l'unità nazionale, la forma repubblicana di questa unità e istituzioni di tipo liberale e democratico soprattutto, quindi basate sul suffragio universale. Un'idea modernissima, diciamo che anticipa di 2 secoli, circa un secolo e mezzo, la nostra attuale forma politica, uno Stato repubblicano, unitario, basato sul suffragio universale, i cui confini coincidono più o meno con i confini etnici, linguistici dell'Italia. Questo è il disegno di Mazzini, un disegno quindi per certi aspetti avveniristico, considerate la situazione dell'Italia del tempo, sotto il dominio asburgico, diviso in tanti stati, gente che parlava dialetti volgari diversi l'uno dall'altro, una grande arretratezza sul piano economico e civile e simili. Quindi, insomma, un'idea estremamente avanzata che lui condiva con motivi di carattere romantico. Si pensava che questo progetto di unificazione nazionale sarebbe stato il primo in una serie di progetti che si potevano realizzare in ambito europeo. In particolare, guardava con simpatia chi? Ai fratelli polacchi. I polacchi che a loro volta dovevano cercare di conseguire la loro unificazione nazionale, in generale tutti i popoli che erano divisi tra diversi stati. Quindi lui pensava che gli italiani avrebbero dato il là a una nuova fase di rivoluzione, non più di tipo basata sui valori illuministici, ma sul principio romantico della libertà delle nazioni, no? Che tra loro dovevano essere però sorelle, non combattersi. Quindi un ideale patriottico, nazionalistico, ma di tipo democratico, non di tipo aggressivo, come sarà poi il nazionalismo nella seconda metà dell'Ottocento. Questo è il discorso che fa Mazzini e che cerca di realizzare con dei moti realizzati negli anni 30, che però anch'essi falliscono come quelli dei carbonari. Quindi l'idea moderna e progressiva è sicuramente un'idea avanzata, piena di promesse, ma nella fase storica che Mazzini stava vivendo, anch'essa nella sua forma, diciamo, applicativa, fallisce. I moti falliscono, portando anche Mazzini a una serie di crisi di coscienza per i molti, molti martiri, le molte vittime, di questi tentativi. Tra le ragioni dei fallimenti di questi moti c'è sicuramente il fatto che fossero pochi, ancora relativamente pochi, gli adepti. La propaganda, nonostante l'intenzione di Mazzini, era limitata dalla censura, quindi questo rendeva difficile trasformare questa associazione in un'associazione che non fosse segreta, ma soprattutto il popolo, contadini e operai, erano assolutamente
lontani da questo tipo di concezioni, non avevano alcun motivo per aderire a una prospettiva di questo genere, perché le loro esigenze di carattere sociale ed economico erano lontanissime da quelle, dagli ideali mazziniani, che ragionava soprattutto in termini politici, culturali e ideali, no? Quindi questo voleva Mazzini coinvolgere il popolo, ma non aveva costruito degli strumenti per poterlo effettivamente coinvolgere, non aveva dato al popolo, non aveva promesso al popolo qualcosa di più concreto che il popolo fosse appetibile per i ceti meno abbienti. Questo spiega in parte il fallimento di questi tentativi. Comunque, Mazzini abbiamo visto che è uno degli autori più importanti di questo periodo, ma anche il suo fallimento, le sue difficoltà portano ulteriori progetti e programmi, tra i quali quello cosiddetto neoguelfo di Vincenzo Gioberti. Vincenzo Gioberti, che inizialmente aveva una certa simpatia anche per gli ideali, le intenzioni di Mazzini, pensa però che sia più realistico non pensare a una rivoluzione tipo democratico, ma semplicemente a federare gli stati italiani sotto l'egida del Papa, cioè fare del Papa il presidente di una confederazione di stati, tra i quali fossero per esempio aboliti diciamo, le barriere doganali, che come poi gli Stati Uniti d'America del tempo o anche l'unione doganale tedesca che si stava realizzando in questi 6 anni, fossero tutti assieme una specie di confederazione di stati che mantenevano però la loro autonomia, la loro legislazione, diciamo, sotto l'egida del Papa, in modo da realizzare una qualche forma di unificazione a legami deboli, diremmo noi oggi, no? Questo fu propagandato da Gioberti nel famoso libro Il primato morale e civile degli italiani, pubblicato a Bruxelles nel 1843. Questo libro è interessante perché naturalmente evoca l'antica Roma, le ragioni storiche e culturali per cui gli italiani dovrebbero essere uniti, la centralità del cattolicesimo, e ispirò moltissime persone, sebbene fosse molto lungo e anche di difficile lettura. E un altro libro dell'anno dopo, Le speranze d'Italia di Cesare Balbo, prendendo spunto da questa dottrina in teoria chiamata neoguelfa di Gioberti, metteva però in luce il fatto che difficilmente l'Italia avrebbe ottenuto il risultato di confederarsi e diventare indipendente se non ci fosse stato un ruolo giocato dal Piemonte, dal Regno di Sardegna, che era l'unico stato veramente autonomo rispetto agli Asburgo, che fosse presente in Italia. Siccome gli Asburgo avevano un certo controllo degli stati italiani, come abbiamo visto, si poteva realizzare l'ideale di Gioberti solo se gli Asburgo fossero stati indotti ad abbandonare l'Italia, promettendo loro un'espansione nei Balcani. La Grecia si era già emancipata dai turchi, si poteva pensare che gli austriaci avrebbero potuto espandersi nei Balcani, compensando così eventuali perdite in Italia. Quindi, molto speranzosamente, questo Cesare Balbo, nel suo libro Le speranze d'Italia, si augura che gli austriaci abbandonino l'Italia e si possa realizzare con l'aiuto militare e politico l'azione anche di pressione del Regno di Sardegna, diciamo, l'indipendenza dell'Italia sotto sempre la l'egida del Papa. Altri cosiddetti neoghibellini, come Massimo D'Azeglio e altri ancora, puntavano molto più decisamente sul ruolo dei Savoia, no? Lasciando stare il Papa, pensavano a uno Stato unificato dai Savoia, ma sempre di carattere confederale, senza immaginare che gli Stati italiani venissero improvvisamente aboliti, in cui però un ruolo decisivo l'avrebbe avuto non il Papa, ma il re di Sardegna che abitava a Torino. Quindi disegni di carattere confederale, nessuno immaginava che gli stati italiani potessero essere aboliti, che però avevano come premessa l'allontanamento in forma violenta o diplomatica degli austriaci dall'Italia, perché senza questa premessa non si sarebbe potuto realizzare alcunché. Come vedete, è il movimento, diciamo, la cultura italiana, l'identità italiana, cominciano a concentrarsi su questo obiettivo. Quindi l'idea mazziniana di un'unificazione nazionale, un'indipendenza d'Italia dallo straniero, comincia a gettare semi. Non c'è più solo l'esigenza di istituzioni più liberali nei singoli territori, come quelle che erano le corde dei vari rivoluzionari degli anni 20 e 30, ma comincia a vedersi come necessaria l'unificazione del paese, anche per motivi economici. Come vi accennavo, in Germania in questi 6 anni, negli anni 30, era stato realizzato lo Zollverein, l'unificazione doganale,
dogane. La Prussia aveva premuto perché gli stati tedeschi abolissero le barriere doganali tra loro, nonostante che l'Austria facesse una certa resistenza, perché si era resa conto, cioè gli austriaci si sono resi conto che lo Zollverein, cioè l'unione doganale tra stati tedeschi, all'interno dei quali egemone era la Prussia, poteva costituire una premessa di una successiva unificazione nazionale. Quindi gli austriaci erano piuttosto preoccupati di questo, diciamo, protagonismo della Prussia. Notiamo che la Prussia era uno stato relativamente omogeneo dal punto di vista etico, per cui motivi romantici legati all'unità delle nazioni potevano far presa sui prussiani e potevano far vedere nella Prussia uno stato che avrebbe potuto unificare la Germania, rendendo tutti i tedeschi partecipi della stessa, diciamo, della stessa realtà politica. I prussiani, nonostante che fosse uno stato assolutistico, no? Abbiamo visto che si era battuto contro Napoleone, era stato protagonista del congresso di Vienna, non guardavano in maniera ostile gli ideali romantici dell'unificazione nazionale, perché era nel loro interesse. Invece gli austriaci, essendo l'impero asburgico, essendo un impero multinazionale, guardava come fumo negli occhi, come si dice, tutta questa retorica legata alla libertà dei popoli, perché naturalmente poteva minare l'unità dell'impero. Perciò, mentre i prussiani guardavano con simpatia gli ideali romantici di tipo nazionalistico, perché poteva essere un'occasione per un'espansione della Prussia nel resto della Germania, invece gli austriaci vedevano questa stessa cosa in maniera ostile. E questo spiega anche diversi atteggiamenti della Prussia e dell'Austria, poi, come vedremo, anche nei confronti dell'Italia e poi di quello che accadrà in Germania. Tornando all'Italia, abbiamo visto queste diverse correnti di pensiero che ormai costituiscono, diciamo così, in embrione, le premesse del nostro risorgimento, perché saranno queste correnti che poi ispireranno le azioni rivoluzionarie del 48 e le azioni militari e politiche degli anni successivi, che porteranno all'unificazione nazionale. La bandiera.